Un tocco leggero, come una foglia in autunno che cade sulla terra, lentamente girandosi e balando nell'aria, al ritmo di un venticello. Si posa finalmente sulla terra, delicatamente come le ali di una farfalla tutta colorata. All'inizio il tocco è dolce, silenzioso. Nessuno si accorge, un tocco qualsiasi, un tocco che non si sente, non si vede, un toccarsi insignificante tra foglia e terra che la coglie. Il leggero soffio del vento che mischia la foglia con le altre innumerevoli foglie e ad un tratto la foglia svanisce e non la troverai mai più, mai più. La pioggia che la distrugge, la neve che la copre, una foglia qualsiasi, tra un miliardo di foglie che si è immersa nella sua irrilevanza con un unico tocco con la terra, con un abbraccio molto dolce, fragile ma quotidiano, insignificante, un abbraccio, un toccarsi per unirsi fra due esseri, due componimenti di cellule pieni d'amore, nostalgia e pieni di fiducia. Un abbraccio, un semplice abbraccio fra la foglia e la terra, fra la farfalla e una rosa bianca, fra la mamma volpe e i suoi piccini, fra la neve soffice e la terra nuda e fredda, fra l'ape e il castagno in fiore. Un abbraccio fra me e te, insignificante, quotidiano, un abbraccio qualsiasi, ma di un'importanza immensa, grande come lo spettacolo di un arcobaleno, o di nuvole a forma di cuore, o di piccoli cristalli di neve, ognuno perfettamente formato dall'amore della natura. Il linguaggio di un abbraccio è semplice, ma allo stesso tempo così complicato. C'è una forza che cresce con un singolo tocco fra me e te. La forza del nostro abbraccio ci consente a far crescere un giardino variopinto, nutrito dalla nostra unità. E mi chiedo, cos'è un abbraccio? Un miracolo è l'unica risposta che trovo. Un abbraccio sono le nostre braccia che si incontrano, i nostri cuori che si riempiono d'amore e rendono possibile dar vita ad un intero giardino con tutti i tipi di fiori: la rosa rossa, il girasole, bello, alto, luminoso, la stella alpina nel suo candore magico, le erbacce. Nel tuo abbraccio anche le erbacce sono fiori incantevoli, nel tuo abbraccio anche il buio è illuminato, nel tuo abbraccio anche il silenzio è conversazione. È qui che ho capito che un singolo abbraccio può mancare come l'ossigeno nell'aria. Grazie.